A Novi le chiese hanno sempre abbondato. In questo momento nella nostra città sono presenti 6 parrocchie: San Nicolò, quella più estesa, Sant'Andrea in Collegiata, San Pietro, Sant'Antonio da Padova, più comunemente conosciuta come la Chiesa dei Frati, quella del Sacro Cuore, Maria Assunta, meglio conosciuta come la Chiesa della Pieve. Quest'ultima, antichissima, venne anche utilizzata come set cinematografico dal regista Sandro Bolchi per girare una scena dello sceneggiato televisivo I Promessi Sposi, andato in onda nel 1967. Tra le altre chiese presenti a Novi, ovviamente l'insigne Chiesa della Collegiata, che custodisce la statua lignea della Madonna Lacrimosa, patrona della città, e che è tuttora oggetto di restauro. La Chiesa di Santa Rita, quella del quartiere G3, la Chiesa di Via San Giovanni Bosco, curata dalle suore figlie di Maria Ausiliatrice. La costruzione di questa chiesa si deve a Monsignor Mario Traverso, parroco di San Pietro, tra il 1913 e il 1947. Il parroco, grazie alla generosità dei suoi parrocchiani, costruì dapprima l'oreto, ossia l'oratorio femminile, con annesso asilo e la chiesina dedicata al santo dei giovani, San Giovanni Bosco. Il campanile venne eretto successivamente. La statua di Don Bosco venne scolpita dallo scultore novese L'Agostena. Grazie all'intraprendente sacerdote, l'amministrazione di allora si vide costretta a bonificare l'intera zona, conosciuto come Borgo delle Lavandaie, e che era percorso dal rio omonimo, detto Bujanin, che per secoli aveva deliziato le narici degli abitanti della zona grazie alle sue esalazioni pestilenziali. Tra le altre chiese non più utilizzate in attesa di restauro ci sono la Chiesa della Trinità e quella adiacente al Collegio San Giorgio, che fa parte della stessa struttura. Altre chiese non esistono più, come la Chiesa dei Frati Minori in via Cavanna, è distrutta dal bombardamento del 28 agosto del 44, o quella del Carmine, che sorgeva nell'attuale Piazza Carenzi, o quella dedicata a San Bernardino, nell'attuale via Cavour, che poi divenne sede del vecchio ospedale. Altre sconsacrate hanno cambiato destinazione, come la vecchia Chiesa dei Frati, tramutata in salone ricreativo, o la Chiesa Cistercense di Piazza 20 Settembre. Altre sono state restaurate di recente e sono tornate ad essere funzionanti come la Chiesa di San Rocco. A Novi molti sono stati i preti che hanno lasciato un segno nella comunità novese. A Don Gianfranco Capurro, cui è stata dedicata la biblioteca comunale, si devono, oltre agli studi su Libarna, anche un metodo per insegnare a leggere e a scrivere a scolari ormai adulti. Prima della costruzione della chiesa del Sacro Cuore, Don Pino celebrava le messe in una piccola stanza del suo borgo Crimea. Don Pino era stato l'insegnante di religione delle scuole medie di centinaia di ragazzi novesi, cui ha dedicato la sua vita. E forse per questa ragione che tanti anni fa gli fu dedicata anche una via nella sua borgo Crimea. La chiesa del Sacro Cuore sorge di fianco a una struttura fortemente voluta da un altro sacerdote che operò a Novi, che volle dotare di un tetto coloro che non lo possedevano e un rifugio per gli anziani, Don Beniamino da Catra. Il primo piccolo centro di accoglienza, Don Beniamino lo creò nelle stanze adiacenti alla Basilica della Maddalena, che può essere un po' considerato il nostro gioiello. Eccola qua, la magnifica Basilica della Maddalena, che oltre alla famosa rappresentazione della Passione di Cristo, con statue e lignee, a grandezza naturale, conserva una scultura che ripropone la ricostruzione di Novi, così come doveva essere nel 1750. La basilica è anche la sede della locale confraternita, famosa per i crocefissi che vengono sorretti dai confratelli durante le processioni. Nella Basilica della Maddalena è anche conservata una reliquia di San Prospero, che è il copatrono della città, donata il 16 marzo da Papa Benedetto XIV ad alcuni pellegrini novesi giunti a Roma in occasione del giubileo di quell'anno.